L'esperienza. Ah, se vogliamo dire il fascismo ha fatto cose buone, per carità, ognuno ha la sua opinione. Io, studiando storia, penso proprio che non abbia fatto nulla lezioncine, di buono. Perché queste lezioncine perché da quattro soldi no, però ti prego, che hanno riempito il paese, lezioncine da quattro soldi. Ma perché bisogna offendere? Sono libri di storia. Ho scritto libri. Non posso ascoltare il livello culturale del paese arrivato che un ex ministro dell'istruzione riesce a farci questo bignami da quattro soldi. Perché bisogna insultare? Non è un bignami, è storia. Che non serve a nulla e che non dice Liliana niente. Liliana Segre ha smesso di andare a scuola. E che è il motivo per cui in questo paese improvvisamente, Liliana Segre si è trovata le bandiere di Israele con disegnata una merda al posto della stella da quelli che difendi tu. Quindi stai zitta e non tirar fuori Liliana Segre. No, ma non diciamo stai zitta. E lascia che Liliana Segre parli da sola di quello che deve dire. Ma dai, ma scusami, ma adesso mi viene a tirare fuori Liliana Segre, ma mica bisogno io del suo Pantheon per esprimere un pensiero. Io però quello non... che vedo io in questo dibattito, vuoi che te lo dica cosa vedo? Sai cosa vedo in questo dibattito? Vedo un paese dove sono tutti o fascisti o di sinistra e che ha Berlinguer da tutte le parti, Togliatti, i fascisti, Mussolini, e che ha dimenticato la vera componente repubblicana, antifascista, cattolica, liberale, che è il fondamento di questo paese. Io non vedo più De Gasperi, vedo solo Berlinguer contro Mussolini, un paese che non è mai esistito, un paese che sta diventando ignorante, peggio di quei ragazzini lì. Ho capito, ma Lucia Azzolina non stava facendo null'altro se non ricordare questo fatti storici che riguardano Mussolini. Ma dai, una lezioncina sul fascismo e le leggi razziali, però scusami, questo, Tommaso, ha fatto quello, ha fatto questo, ma dai, ma a noi basta. L'unica cosa io che ho espresso il fascismo, che sono stati scritti quintali di libri, leggete i libri, non si può fare un dibattito sul fascismo a sto livello. Non ma non è un dibattito sul fascismo, è un dibattito sulla classe dirigente di Fratelli d'Italia. Il tema è un altro. Cos'è? Dov'è Feltri? No, dov'è andato? È una tiritera su Mussolini, sul fascismo, fatta a livello da settimane di guardate, il tema che io...